Grazie, vi ringrazio tutti. Allora, io quando ho saputo la sala in cui si sarebbe svolto questo evento, ho fatto gli scongiuri. A me questa sala piace, è bellissimo il centro conferenze. Ho fatto gli scongiuri perché io sono stato qui, ma saranno passati 2 anni e mezzo, quando c'era un tizio che ama molto farsi tanti selfie, in camicia verde, che con un programma simile a questo che abbiamo portato avanti noi oggi, ci raccontava da ora in poi il nostro programma politico sarà questo, quindi uscita dall'euro, uscita dall'Unione Europea, riscatto della sovranità nazionale, per poi dirci ancora che non sarebbe mai più stato Consiglio Europa, siete al fianco della Merkel, un mese dopo era nuovamente Consiglio Berlusconi, candidato con un programma no euro, dimenticato, magliette cestinate, ed ecco fatto che non abbiamo più avuto in Italia una forza sovranista per il ripristino della Costituzione Repubblicana. E allora io dico oggi a tutti quelli che combattono con me che la linea di Vox non dovrà mai avere tentennamenti. Non esiste alternativa all'interno della Repubblica Italiana che il suo ripristino e il riscatto integrale della sovranità nazionale. E non mi interessa i ragionamenti di chi, come ad esempio ancora recentemente Sergio Mattarella, ci dice che l'unico modo per essere davvero indipendenti e essere davvero sovrani è abbracciare la sovranità europea, perché abbracciare la sovranità europea significa che il popolo italiano non è più padrone a casa sua, e questo è costituzionalmente inaccettabile. E tra l'altro, signori miei, non cadiamo nell'equivoco di credere che più grandi siamo più forti, più grandi è meglio. Perché? Perché la ricetta con cui di fatto ci hanno abbattuto, hanno disperso letteralmente le nostre sovranità, è una ricetta antica. Era von Hayek, l'alter ego di Keynes, che per primo ci ricordava come in un'Europa federale la sovranità sarebbe andata perduta. Ma perché andava perduta questa sovranità? Perché 27 popoli che non parlano neanche la stessa lingua, come diavolo si mettono d'accordo sulle questioni principali? Non lo possono fare! Non lo possono fare! E cosa succede quando i popoli non si mettono d'accordo fra di loro? Succede che i rapporti di forza già cristallizzati all'interno del potere economico vincono. E quindi se i popoli non trovano accordi, sono le grandi multinazionali transnazionali che dettano le regole. E questo oggi vediamo. Quando sempre Sergio Mattarella nel 2017 invita gli esponenti della Commissione Trilaterale al Quirinale, di cui ci è stato già detto prima, quella che io senza vena complottista chiamo l'associazione di categoria della grande finanza internazionale, no? Gente che con tutto rispetto ha un pochino di peso in più rispetto a un sindacato di metalmeccanici, per dire, perché hanno i soldi, sono loro che possono spostare gli equilibri delle nazioni. Beh, se il mio Presidente della Repubblica dice che è giusto che le decisioni che poi influenzano i policymakers, ovvero i politici, siano prese a porte chiuse in ambienti del potere finanziario internazionale, beh, qualcosa non torna. Quindi la posizione che deve avere Vox Italia e che avrà Vox Italia, che avete sentito oggi, non è negoziabile. La sovranità tornerà ad appartenere al popolo, perché altrimenti non esisteremo più noi e l'Europa sarà quella che già ci profetizzava l'Elio Basso nel 1949. L'Elio Basso ce lo diceva dagli scranni del Parlamento. La futura Unione Europea, perché già allora si parlava, sarà soltanto un regno di conquista della grande finanza anglo-americana, in chiave allora antisovietica, oggi in chiave antirussa e anticinese. E questo, se vogliamo, mi spaventa ancora di più, perché se non l'avete ancora capito, meglio, voi che siete qui l'avete sicuramente capito, ma se non hanno capito là fuori, come dicevi in apertura Scardovelli, il liberismo ha già sulla coscienza 2 guerre mondiali. Noi andiamo dritti verso la terza, perché di nuovo quando il Presidente della Repubblica ci dice che l'obiettivo è avere un'Europa forte per sconfiggere Russia e Cina, dice qualcosa di inaccettabile. Noi dobbiamo fondare un mondo sulla cooperazione. I popoli cooperano, non dobbiamo competere con nessuno. Le bestie competono, noi siamo esseri umani, dobbiamo cooperare con il resto del mondo.
modello spiccatamente keynesiano previsto nella nostra Costituzione deve ripartire anche dal consesso internazionale, deve ripartire da una riforma delle Nazioni Unite, da un'abolizione del diritto di veto, da un cambio del sistema internazionale dei pagamenti. Oggi è volato là, accennato, ovviamente non era una conferenza e non c'era il tempo, il concetto del WTO. Ma di cosa stiamo parlando? Di quelle istituzioni nate dopo la conferenza di Bretton Woods con cui gli americani vollero imporre a tutto il resto del mondo il dominio delle proprie multinazionali. Questo fu. Il modello keynesiano fu accantonato, passò al modello di White. Il modello keynesiano cosa diceva? Beh, era quel modello che non voleva la circolazione di capitali, che non voleva assolutamente un mercato unico e aperto senza confini, ma che voleva anzi che gli stati producessero quanto possibile per i propri cittadini, scambiandoci tutto ciò che gli serve realmente in logica di pace e giustizia. Un modello che non vedeva i paesi esportatori come virtuosi, ma li sanzionava, e un modello che aiutava i paesi importatori. Noi dovremmo riformare tutto questo, perché ovviamente l'Italia non dovrà essere isolata, non è questa la posizione di Vox, e ci mancherebbe, ma noi vogliamo andare oltre. Ma per andare oltre, prima dobbiamo contare. Per contare, dobbiamo recuperare la nostra sovranità nazionale. Vi ringrazio. Cosimo Massaro, componente della direzione nazionale.